Stavo riflettendo su una questione. Io quando mixo, quando faccio musica e mixo e sto ore al PC a sentire tutti i suoni, dopo un po' inizio a notare difetti che probabilmente non ci sono. Inizio a notare rumori che prima non notavo, sporcizie, cose che appunto prima non sentivo minimamente. Inizio a percepire tutte queste cose. Piano piano, più ascolto la stessa cosa, più escono fuori rumori, cose brutte che prima non sentivo. Bene, quindi stando tanto tempo sulla stessa cosa, a sentire lo stesso brano, noto dei difetti. Più lo ascolto, più vengono fuori cose che non vanno e più cerco di correggerli senza riuscirci. Più cerco di sistemare questi rumorini senza assolutamente riuscirci e pensando, cioè la percezione è poi quella di peggiorare ancora di più le cose. Bene. E riflettevo sul fatto che allo stesso modo in cui io peggioro le cose cercando di correggere questo mix perché lo ascolto troppo, allo stesso modo, secondo me, la propria percezione fisica è distorta perché cominciamo a guardarci un po' troppo e a cercare sempre di più di correggere il nostro fisico. Magari si inizia col trucco, poi si inizia con la dieta, poi con la dieta si esagera e cerchiamo di correggere quello che vediamo. Perché? Perché lo vediamo sempre di più, lo vediamo troppo. Ecco, allo stesso modo in cui io sto lì ore e ore sullo stesso mix e poi inizio a correggere cose che magari non dovrebbero essere corrette e inizio a fare delle modifiche e vado troppo oltre nelle modifiche, arrivando fino a peggiorare quello che era prima il mix, allo stesso modo, secondo me, noi apportiamo delle modifiche al nostro corpo perché iniziamo a percepirci sbagliati, ci percepiamo in modo distorto magari, perché? Perché ci vediamo sempre troppo allo specchio. Ci guardiamo sempre di più e più ci guardiamo, più notiamo qualcosa che non va. Ci accorgiamo che quel sopracciglio in realtà si potrebbe aggiustare, ma quel naso forse è troppo grosso, prima non era così grosso, adesso che lo guardo bene è un po' troppo grosso, e allora il fisico, e magari qua sono troppo largo, dovrei essere più magro, pensando alle donne magari qua dovrebbe esserci qualcosa in più, invece più sotto qualcosa in meno, e quindi cominciamo a fare le modifiche. Cominciamo a fare palestra, va bene, ma magari troppo, magari in maniera esagerata, continuiamo a vederci in modo sbagliato, vediamo che c'è quel qualcosa che ancora non va e allora facciamo altre modifiche ancora, quindi restringiamo ulteriormente la dieta, ci mettiamo a correre esageratamente, fino poi ad arrivare eventualmente a chirurgia estetica, per poi andare a fare appunto delle modifiche, delle correzioni che potrebbero addirittura peggiorare la situazione. È il caso della chirurgia estetica, se ci pensate, il più delle volte si va a peggiorare, a gonfiare ulteriormente e a fare un disastro. Ma qual è il punto? Che la persona non se ne accorge. La persona che lo fa non se ne rende conto, o quantomeno non subito. All'inizio pensa che sia meglio così, che sia più giusto così. Magari non tutte, però la maggior parte, dopo averlo fatto, dopo aver fatto la modifica, dice ok, adesso va bene. Ma per tutti gli altri c'è qualcosa di strano, c'è qualcosa che non va. Perché questo? Perché la persona che ha fatto la modifica, che ha attuato questa operazione chirurgica piuttosto che una dieta estrema, l'ultima volta che si è vista allo specchio era un minuto prima. Quindi non ha percepito il cambiamento perché si è continuata a guardare allo specchio tutti i giorni, tutti i minuti. Quindi non ha la sensazione di cambiamento, un po' come quando voi vedete una persona tutti i giorni non vi rendete conto che sta invecchiando. Se invece vedete una persona dopo 5 anni, notate l'invecchiamento di 5 anni. Ma se la vedete tutti i giorni non lo notate, non ve ne rendete conto. Allo stesso modo, una persona che si guarda continuamente allo specchio non si rende conto del cambiamento. Quindi non si rende neanche conto di aver fatto un disastro se ricorre alla chirurgia estetica e fa quelle robe lì di botulino che si gonfia tutto. Ma gli altri lo notano, glielo dicono e lui dice: ma voi criticate sempre, ma secondo me va bene così, cioè ipotizzando nella sua mente. Poi ad un certo punto magari passa un po' di tempo, si riguarda allo specchio e si rende conto e lì ormai è troppo tardi. Allo stesso modo prendiamo il caso più problematico, no? Più urgente, più diffuso ad oggi, credo, che è appunto l'anoressia. La persona
non si rende conto di star dimagrendo eccessivamente. Continua a guardarsi allo specchio e continua a notare dei difetti estetici e li ingigantisce. Vi faccio l'esempio pratico. Concentratevi, guardatevi allo specchio, concentratevi sulle sopracciglia. Inizierete a vederle di più. Cioè inizierete a vederle più grosse, più impattanti rispetto a tutto il resto del corpo, anche sulle altre persone. Ma potete fare la stessa cosa anche col naso, con qualunque altra cosa, con le orecchie. Quindi cosa succede? Che continua a vedere il problema, lo ingigantisce, lo vede sempre di più e continua a dimagrire, perché continua ad attuare strategie per dimagrire, dieta estrema piuttosto che bulimia, no? Cioè mangi e poi vomiti. Finché ad un certo punto forse sei talmente magro che il tuo occhio non riesce più a ingigantire il problema, più di così, ma a quel punto ti fermi e tu ti vedi giusta, ti vedi giusto, giusta. In realtà agli occhi di un estraneo c'è qualcosa che non va, evidentemente, rispetto a degli standard comunque che abbiamo, degli standard che per noi prefigurano la salute, ma perché effettivamente i valori sanguigni e tutto il resto dimostrano che una persona quando è sottopeso non va bene. Però, ripeto, a livello estetico, visivo, sono comunque degli standard. Quindi noi siamo abituati a vedere una certa forma fisica, come in America sono abituati a vederne un'altra. Per loro il normale è essere un po' più grossi di noi, diciamo. Qual è il punto di questo video? Che proprio perché come io mixo e quando sto ore e ore consecutivamente a mixare inizio a notare cose che non vanno e non mi va mai bene niente, continuo a fare modifiche fino a impazzire, fino a rinunciarci, allo stesso modo in cui io faccio questo, ma poi ad un certo punto se smetto di ascoltare il pezzo e lo riprendo una settimana dopo mi sembra una figata perché non l'ho ascoltato per una settimana, io credo a questo punto che similmente, se tu smetti di guardarti allo specchio, ti riguardi dopo una settimana, ti rendi conto effettivamente e oggettivamente di come stai. Quindi secondo me per uscire da una crisi di percezione estetica sbagliata di questo tipo bisogna smettere di guardarsi allo specchio. E quindi anche l'anoressia, a mio avviso, può essere o si può provare a guarirla non guardandosi allo specchio per un bel po' di tempo, per poi riguardarsi e vedere, avere quello shock della visione impattante di un corpo visibilmente più magro rispetto alla percezione che avevamo di noi stessi. So che può sembrare una frase forte, però io ci proverei, provateci anche voi con altre cose. Magari non credo abbiate problemi di anoressia, magari avete problemi meno gravi, però diciamo che il giochino funziona allo stesso modo. Più ci guardiamo, peggio è, veramente. E ingigantiamo la nostra percezione, quindi se noi partiamo che ci vediamo bene, per carità, è ancora meglio. Cioè, continuiamo a guardarci, ci vediamo ancora meglio, ci vediamo ancora più fighi. Ma se percepiamo un problema, lo stiamo ingigantendo se ci continuiamo a guardare allo specchio. Quindi dobbiamo smetterla. E bisogna staccare un po' da tutto. Dallo specchio come dai social. Qualunque cosa portata per troppo tempo consecutivamente, per troppe ore consecutivamente, senza cambiare nulla, ci fa impazzire, ci fa perdere la concentrazione, ci fa fare scelte sbagliate. Perché ad un certo punto dicono ogni 2 ore di guida fate una pausa? Stesso motivo, non bisogna fare una cosa per troppo tempo consecutivo. Bisogna prendersi una pausa per allontanarsi, resettarsi e ricominciare con una percezione di nuovo resettata, oggettiva della cosa. Altrimenti si agisce in base a quello che noi percepiamo. E se noi ci percepiamo grossi e continuiamo a restringerci, ma continuiamo a percepirci grossi, spariremo, capito? Cioè, è un po' questo il discorso. Ok, spero si sia capito il ragionamento. Ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate. Mi aspetto commenti forti su questa cosa, perché potrebbe arrivare anche gente che ha sofferto di queste cose, che dice tu non capisci un cazzo, ma lo accetto. Io semplicemente ci provo a dare una mia possibile soluzione in base a quello che ho vissuto io. Poi chi ha vissuto i problemi in prima persona, io non potrò mai capirli come loro si capiscono, soprattutto se ci sono usciti. Ho comunque un'amica che ha sofferto di anoressia e un po' mi ha raccontato, insomma, quello che ha vissuto. È comunque un forte trauma,
in generale è qualcosa che ti resta. Una volta che ci esci, comunque ti senti molto più forte, quindi se vogliamo ti dà una carica in più per poi vivere al meglio il resto della tua vita. Ok, questo è tutto, ci si vede.